Noi. Eccoci di nuovo. Ora viene il bello, messa a punto dell'arco duro. Intanto, prima di entrare nello specifico, siamo tutti bravi arcieri, tecnici. Cos'è la messa a punto? Allora, fra le tante che ho letto e che ho studiato, che ho visto, che ho sentito dire, quella che mi è piaciuta di più, quella che mi è piaciuta di più, è vecchissima. Questa definizione la diedero Sante Spigarelli, ecco Dispoti, un vecchio tecnico della Fitaco, forse uno dei più grandi tecnici della Fitaco che non è avuto, purtroppo sfuggito un pochettino, ma peccato, negli anni 80 è stato veramente un gran tecnico. E disse, e che vale anche tuttora, non è cambiato niente, è sempre la corda che si tira che poi ci lascia andare, Cos'è la messa a punto? La messa a punto, leggo così, è una citazione, quindi. È una serie di operazioni volte a rendere compatibili fra loro i materiali italiani, l'arco, le frecce, gli accessori conseguenti, in relazione alle caratteristiche dell'atleta e dalle circostanze di impiego, al fine di ottenere il miglior raggruppamento possibile delle frecce. La messa a punto è questa. Quindi, cosa devo fare? Rendere compatibili fra loro i materiali usati, quindi arco, le frecce e tutti gli altri accessori conseguenti, che nel caso dell'arco nudo sono un po' meno, no? Più difficile, perché non abbiamo stabilizzazione, che vedremo, la stabilizzazione è molto importante per quanto riguarda la messa a punto. In relazione alle caratteristiche dell'atleta e alle circostanze di impiego, quindi so le caratteristiche dell'atleta, ma anche dove dovrò usare l'arco, cambieranno, noi forse ci interessa molto, non vediamo. Tiriamo a corte di stato, tiriamo mai più di 50 metri, quindi siamo già favoriti da questo fatto, al fine di ottenere il miglior raggruppamento possibile. Ovviamente per ottenere questo risultato, questo vale ovviamente con tutti gli altri, no? È una definizione di massimo, ovviamente per ottenere questo risultato si devono tenere in considerazione due fattori essenziali, e cioè a ripetute situazioni identiche si agisce sul materiale, a situazioni sempre diverse bisogna agire. Quindi questo cosa vuol dire? Intanto che la messa a punto del tiro con l'arco è un fatto strettamente personale, perché se è vero che dobbiamo mettere a punto con l'arciere, se l'arciere è un attore, se le circostanze sono identiche, gli archi sono identici, la variabile è l'arciere. E siccome l'arciere non è un modello, ma l'arciere è una grandissima variabile, non ci sarà mai una messa a punto uguale per tutti, no? Non è come mettere a punto un motore, a mettere a punto un carburatore, no, non è così, no? Siccome l'arciere è sempre diverso, la tecnica è sempre diversa, quindi le condizioni a cui si applicherà la messa a punto saranno sempre diverse. E soprattutto non sarà mai definitiva,
perché le mie condizioni di arciere cambiano cavallerdente. Devo fare attenzione che non cambi l'arco, che non cambi i materiali, che non cambino le circostanze, ma purtroppo l'arciere, cavolo, si cambia. Cambia molto e quindi, ecco, il tecnico magari può servire se non ci arriva l'arciere. E quindi la messa a punto non è mai definitiva. La messa a punto è sempre da mettere in conto. Allora, intanto diciamo una cosa, okay? Se noi mettiamo un arco appena comprato, con la tenta inserita, mettiamo la corda, facciamo un punto di incocco a caso, più o meno a caso, occhio, anche senza squadretta, mettiamo quest'arco in una macchina che era frecce, andranno tutte, non nel centro, magari andranno chissà dove, ma tutte. Ma la rosata ci sarà, c'è da fare. Quindi da questo cosa ne deduciamo? Ne deduciamo che se uno non ha una buona tecnica di tiro, della messa a punto, non se ne fa niente, perché l'errore provocato dalla sua tecnica di tiro è molto più grande dell'errore provocato dalla messa a punto scarsa. Ok? Se invece io ho una buonissima tecnica di tiro, ecco un po' un paradosso, no? Se io ho una buonissima tecnica di tiro, molto più la messa a punto diventa irrilevante, diventa quasi irrilevante. Perché? Perché se il mio errore è grosso così, è grande quasi come una messa a punto scarsa. Certo, vedremo che la messa a punto serve non solo per la rosata, serve anche per far sì che gli errori siano sbozzati. Con una buona messa a punto, gli errori che io, errori di rilascio, errori di allineamenti, con un'ottima messa a punto, smorzerò molto questo genere di errori, saranno meno condizioneranno meno la mia rosata. Quindi la messa a punto anche il grande tiratore che va a fare, no? Quindi la messa a punto è una cosa importante. Per il tiratore arco nudo è importante sì la messa a punto, cavolo, è importante, ma molto più importante è una tecnica appropriata, è una buona strategia di organizzazione di tiro, è assolutamente alla base di tutto. Quindi tra un po' parleremo di questi famosi 5 passi per mettere a punto l'arco nudo, però se il tiratore arco nudo non è in grado a 15 metri di mettere 9 frecce di un diametro di 20 cm, la messa a punto fine non gli serve. Deve prima riuscire, perché questo si fa anche con l'arco scuola, deve prima riuscire ad avere a 15 metri una rosata di questo genere. Se ha una rosata di questo genere vuol dire che più o meno la tecnica, quindi ripetibilità, è acquisita e può avere un beneficio dalla propria messa a punto. Quindi la messa a punto è molto sopravvalutata, purtroppo, molto sopravvalutata, no? Io non ho le frecce giuste, non ho il bottone giusto, non ho il rest giusto, non ho... Io ho visto tirare con
marchi tradizionali che ho visto fare delle cose senza significato, cioè forse oltre il mio livello di tiro. L'arco tradizionale cosa c'è? Non c'è niente. L'unica messa a punto che può fare l'arco tradizionale di Ennio è quello di rotolare e srotolare la porta. No, un getto da presa, questi punti, con le barbette. Sì, poca roba. Però, a questo punto alla fine serve, no? Perché abbiamo detto che non è solo una questione di aumentare le mie capacità di raggruppare le frecce, ma anche quella di aiutarmi un pochettino nello smorzare i condizionali del mio ambiente. Quindi diciamo che la messa a punto viene sempre più rinfatta. È logico che se io non ho una tecnica acquisita, come faccio a sapere se quello che sto facendo è dovuto alla variabile materiale o alla variabile tecnica mia? E questo lo devo mettere in conto, no? Perché se io tiro tre frecce spennate e tre frecce impennate a 15 metri e sono sparse dappertutto, come faccio? Da lì devo rendermi conto che devo parlare con l'istruttore e dirgli fammi un programmino di allenamento in modo che io tiro queste benedette 700 frecce alla settimana e ne riparliamo tra un paio di mesi e vediamo se riesco a fare una missione sul centro. Funziona così, non può funzionare in modo diverso. Va bene, ho fatto questo piccolo preambolo per dire che purtroppo non c'è una formula magica che vi fa fare più punti, ma ci sono, come ho detto prima, metodo e perseveranza, poi il vostro tecnico vi metterà il metodo e voi metterete la perseveranza. Il tecnico, no? Deve conoscere il metodo. È questo. Magari ne parleremo la prossima volta. Facciamo finta che noi abbiamo una rosata con un diametro di 20 cm minore a 15 metri. Perfetto. Sarai stato questo diametro? Ce l'ha? Sì. Allora, insomma. Benissimo. Prendo gli appunti, così non dimentico niente. Allora. Dobbiamo eseguire 5 azioni dell'arco nudo. Dobbiamo eseguire 5 azioni, che sono al numero 1, qui io le elenco e poi le discutiamo, facciamo così. Controllo accurato dell'attrezzatura, allineamento di flettenti, impostazione brace, punto di cocco e center shot iniziale, riscaldamento muscolare. 2. Impostazione del tibia. 3. Test aste spennate e impennate, impostazione lunghezza freccia e peso punta, FOC. 4. Tuning, punto di cocco e center shot a 15-18 metri. 5. Tuning finale da 5 a 50 metri. Tuning center shot, ammortizzazione arrestre, messa a punto finale. Allora, se ne è detto di tutto, no? Sulla messa a punto, in effetti poi alla fine. La messa a punto dell'arco nudo è come la messa a punto dell'arco libero, no? L'unico problema è che l'arco nudo, essendo meno preciso, non è che possa fare la stessa messa a punto. E parlo per me, no? Parlo non tanto da tecnico, quindi non tanto su punto io, voi fate come dico io, ma dalle mie esperienze, no? Dalle esperienze che ho avuto personalmente, anche se effettivamente
io ho un gravissimo difetto, questo è una questione personale. Non sono né pignolo e non ho neanche tanta voglia, no, di fare la messa a punto, quindi non ci perdo il dovuto tempo e la dovuta pignoleria che dovrei avere. E quindi o procrastino le cose oppure mi faccio aiutare magari. E questo è un grave errore, no? È un grave errore, perché la messa a punto è una questione molto personale. Quindi io vi esorto a non farvi fare la messa a punto a tempo. Perché tante sfumature, tante piccole cose ve le dovete capire dopo. Tante piccole cose che solo voi potete interiorizzare. Certo, il tecnico è importante, vi dà le linee guida, certo, ma il 99%, ritorniamo, lo dovete mettere voi, lo dovete, la messa a punto è una questione molto personale, molto da capire, perché voi non usate la... Dimmi. Ogni volta che hai cambiato, cerchi la tua app apposta, che l'hai scritto per il certo. Per quale motivo, cosa cerchi nella tua contare un po'? Un'ottima domanda, ne parleremo tra qualche istante quando parleremo del tuo pubblicità. Perché l'impugnatura è strettamente legata al team. E vedremo cos'è sto team. Perché pericoloso parlare. Ok, ottimo. Allora, parliamo intanto del punto 1. Punto 1, abbiamo detto che sono comunque operazioni preliminari, che sono importantissime queste impostazioni preliminari, che dovete farvi voi, o se fate aiutare, abbiate cura di prenderne parte attiva. Perché l'arco è vostro, i punti li dovete fare voi. Quindi deve essere parte attiva dell'accedere alla messa. Siate pignoli, cercate di farlo. Io tante volte mi sono fatto aiutare, ma sbagliavo, perché poi non ero soddisfatto. E non si può essere soddisfatti se qualcuno l'ha fatto per te. No? Il primo punto è estremamente importante, perché da lì poi parte tutto, no? Parte tutta la... Intanto il perfetto assemblaggio dell'arco, questo è normale, no? L'allineamento dei flettenti. L'allineamento dei flettenti forse alle volte è trascurato, ma è essenziale. Perché è essenziale? Perché banalmente, se poi dobbiamo verificare il center shot e i flettenti non sono allineati, e come lo verifichiamo il center shot? Con quale riga lo sistemiamo. Quindi dobbiamo allineare il center shot, allineare i flettenti, non solo facendo attenzione che siano allineati, che non siano storti, ma che non siano disassati dal centro del riser. Quindi bisognerà anche capire se, non solo in questo senso, ma anche in questo senso, già che ci siamo, sempre che l'arco lo permetta di fare, facciamo, non è essenziale, però dobbiamo farlo. Un'altra cosa anche importante da dire è che nella messa a punto della linea dei flettenti, io molte volte vedo l'arco appoggiato alla sedia, che traguardo con i blocchetti Baiter, anzi si dice Baiter, l'ho scoperto, e si dice Baiter. Ho scoperto che si diceva, dopo tanti anni scoprì che si diceva. Appoggiato alla sedia, quanti lo fanno così? Tutti? Io la cosa purtroppo, la mia, dopo un po' anch'io faccio così, poi ho capito, ho scoperto che era cazzata, clamorosa, perché l'arco nudo, nell'olimpico non c'è problema, perché si prende la stabilizzazione, si appoggia sul tavolo ed è perfetto. L'arco nudo, appena lo appoggi, guarda un po' i flettenti da 10 anni a questa parte,
sono super flessibili dei tipi. Appena lo appoggio per terra sono fottuto, sono fregato. E dobbiamo per comprarci un accessorio importantissimo. No, il coso dell'arco, la morsa dell'arco. Solo un pezzo. Così lo faccio vedere. Dobbiamo comprarci una morsa per il nostro arco, per allineare il vetro. Lo dobbiamo fare, non costa. Però se dobbiamo farlo, dobbiamo allineare i vetri, dobbiamo farlo con questo. Semplicissimo, noi abbiamo anche il filo piombo, questo lo abitiamo dove c'è lo stabilizzatore, questo lo mettiamo, questo lo infiliamo lì, questo sta fermo e allineiamo i fratelli. Oppure ci facciamo prestare una stabilizzazione dal nostro amico che ha l'arco olimpico e lo poggiamo sul tavolo, fa lo stesso. Però perlomeno dobbiamo essere certi, assolutamente certi, che quando alliniamo i flettenti non si sono stortati i flettenti perché li abbiamo appoggiati a terra. E vi assicuro che succede così. Quindi facciamo finta che ci siamo fatti prestare una stabilizzazione, in qualche modo l'abbiamo legato al tavolo, in qualche modo qualcuno ci ha aiutato e l'abbiamo allineato. Perché una volta che l'abbiamo allineato potremo poi allineare la soluzione, mettere a punto la soluzione. Se no non faccio, Poi, dopo aver fatto tutte queste belle cose, non voglio dimenticare niente, mettiamo anche ovviamente il press, la corda, 20-30 giri, diciamo vanno bene tra i 20-30 giri, 20 giri, c'è chi dice 15 giri, c'è chi dice 10 giri, un po' di giri alla corda. Una volta si diceva anche 50 giri, no, bene, anche 50 giri. Quindi da 15 ai 30 giri sono dei pochi metà. Facciamo una via di mezzo, facciamo una corda che vada bene, no? Fare una corda giusta non è mai sbagliato. Nei pochi giri metà di più. Che possiamo modificare le prese senza fare i nodi alla corda quando lo torciniamo. Su se stesse. Quindi il press mettiamo quello consigliato, no? Se è consigliato tra 8 e mezzo e 9, mettiamo 8 e 3 quarti, poi vediamo. Poi vediamo cosa succede. Punto di cocco, anche lì mettiamo qualsiasi, mettiamo come dice l'olimpico, il punto di cocco si mette a un tavolo. E mettiamo lo stoppato. E poi vedremo. Poi, dopo che abbiamo fatto tutte queste belle cose, e una volta allineati i flettenti, allineiamo, mettiamo a posto il center shot, per arcieri destri, mezza punta, traguardando la corda, la proiezione sulla della corda, al centro dei flettenti, con l'arco sempre nella morsa o inchiodato al tavolo, o legato, o un amico muscoloso che lo tiene fermo, non appoggiato per terra, mettiamo appunto il center shot, quindi traguardiamo la proiezione della corda al centro dei flettenti sui due byte, sui due blocchetti, anche quattro ancora meglio, byte, così vediamo che non si è svirgolato, la proiezione della corda al centro dei flettenti, dobbiamo vedere la punta della freccia poggiata sul resto, inserita nel centro di cocco con mezza punta che fuoriesce a sinistra, però c'è dentro. Però c'è il tutto contrario. Che il vostro tecnico non sia mai un mancino, perché il tiro non è. Dico, al bocciato. Sto chiedendo una cosa, tu per i pilotti, per i pilotti, per i pilotti che ha 5 metri, potrebbe essere il center shot più fuori, quasi tutta la punta, altrimenti va tutta a destra. Va bene, parliamo, questo no? Quello è una cosa strana. Vabbè, guarda, cose strane.
benissimo, siamo pronti per fare la messa a punto. Abbiamo messo la presentazione, ma dobbiamo fare il riscaldamento, eh? Cioè dobbiamo fare il riscaldamento muscolare. Tipo tirare 30 frecce. Cioè, non proprio decido di fare la messa a punto e non proprio tirare 30 frecce. Tiriamo 30 frecce alla paglia, così anche l'arco si scalda, noi ci scaldiamo e diciamo che faremo la messa a punto con la nostra tecnica migliore, qualunque essa sia. Magari che non sia quella che ha una rosata così a 15 metri, se no faremo ginnastica e non messa a punto. Allora, la prima cosa, poggio ancora qua il foglio che lo riprenderò. La prima cosa che dovremmo fare a questo punto, per conto mio, è quella di cominciare a impostare il tiller. Allora, cosa diavolo è questo tiller? Allora, il tiller intanto, di tiller ce ne sono due, in realtà, no? C'è il tiller statico e il tiller dinamico. Il tiller statico non è altro che quello che si può misurare scarico, quindi l'arco non è in tensione, solo armato con la corda, nel quale vedremo che la geometria di attacco dei due fedeli si identica. E cioè, come la misuriamo questa geometria? La misuriamo con la squadretta e dovremo avere la stessa distanza in bocco dei flettenti corda, sia sopra che sotto. Quindi questa distanza identica. Questo vuol dire che il tiller a zero, ok? Quindi che non è... Diciamo che dobbiamo partire così. Partiamo così. Poi vediamo che succede. Facciamo ancora due parole intanto sul tiller. Allora, intanto, per quanto riguarda l'arco nudo, ma per tutti gli archi, per quanto riguarda gli archi, l'arco nudo in particolare, il tiller, dico dovrebbe, perché è sempre, diciamo, un problema in cui la variabile è l'uomo. Guarda un po', può succedere anche il contrario di quello che succede a tutti, ci sarà sempre qualcuno che fa, succede il contrario, come per esempio a 5 metri in partito a destra. Il flettente inferiore dovrà essere più potente, quindi dovrà avere un libraggio superiore. Punto. Il flettente inferiore dovrà essere più potente. Più potente, virtualmente più potente, perché non, in effetti non aumenterò la potenza. Gli varierò la sua geometria. Quindi dovrò per forza avere comunque un compromesso, no? Oramai i flettenti vengono costruiti identici, nelle dovute tolleranze. La costruzione dei flettenti, nonostante che ci sia scritto sopra e sotto, non sono tillerati. Quindi non sono tillerati, tra virgolette. I flettenti vengono costruiti identici. Ve lo so. A meno che non succeda qualcosa. Diciamo, gli standard produttivi sono elevati e quindi i flettenti sono elevati. Quindi per forza di cose dovrò variare la geometria del flettente inferiore. A maggior ragione nell'arco nudo, dove lo string sarà molto più basso. Quindi, avendo lo string più basso, io dovrò rendere più rigido il flettente inferiore. Come si? Mi aspettavo a questo punto, tutti così siete? No, tutto il contrario, perché se lavori sotto e ti richiami tutto sotto, scendi e dopo la contenta sotto. Tutti così? Dico anche male. Non usciva questa. No, nel dubbio sono zero. Nel dubbio appunto. Allora, il flettente interiore deve essere più potente, perché è una questione meccanica, di fisica. Dove troverò più duro lavorerà di meno e lavorerà di più il flettente superiore. È pura e semplice.